Incontro Raffaello Balocco, responsabile scientifico dell'Osservatorio Canali CT della School of Management del Politecnico di Milano. Allora, parliamo di Canali CT. Ricerca 2010, periodo difficile nonostante tutto, qualcuno dice la crisi alle spalle, qualcuno dice la crisi non è ancora arrivata del tutto. Dove sta la verità a livello economico e soprattutto per gli operatori di canale? Allora, abbiamo condotto un'indagine su questa tematica che ha coinvolto una serie di bilanci di operatori del canale fino al 2009. 2009 sappiamo che era l'anno pieno in cui la crisi si è manifestata in tutta la sua rilevanza, no? Allora, quello che è emerso da questa indagine su 25.000 bilanci di operatori è che tutto sommato la redditività del canale ICT italiano non è calata quanto ci immaginavamo. Pensavamo a un crollo della redditività e in realtà non è stato così. Chiaramente tutti i valori, gli indicatori di redditività si sono ridotti, il return on equity, il ROI, il return on investment, il margine sul fatturato, però non in modo così significativo come tutto sommato ci aspettavamo. Nel mondo del canale possiamo dire che quelli che hanno perso meno sono gli operatori focalizzati sul software e sui servizi IT. Quelli che chiaramente hanno ridotto maggiormente la marginalità sono quelli più focalizzati sull'hardware e quindi i rivenditori hardware e in generale quelli con modelli ibridi, cioè che integrano sia la parte hardware che il software e i servizi. Diciamo, questa è un po' la fotografia dal punto di vista della redditività economica, che non è positiva ma non è neanche così negativa come ci si poteva aspettare. Dal punto di vista invece finanziario permangono numerose criticità, nel senso che i tempi di pagamento degli operatori del canale superano i 4 mesi e rispetto ad molti altri settori dell'economia italiana si tratta di tempi assolutamente molto superiori. Scusa se ti interrompo, ma il discorso appunto dei termini di pagamento così ampi è un problema annoso, un problema che comunque coinvolge il mercato della distribuzione ICT, diciamo in generale, da parecchio tempo. Non esiste proprio alcuna ricetta per restringere questo divario temporale tra gli operatori? O c'è qualche attore misterioso che fomenta questa ampiezza di termini o cos'altro? Diciamo che in generale i tempi di pagamento sono molto lunghi, è chiaramente un dato medio, poi ci sono delle situazioni particolarmente critiche, mi riferisco ad esempio agli operatori che lavorano prevalentemente per la pubblica amministrazione in cui i tempi di pagamento sono ancora più lunghi rispetto ai 4 mesi, sono anche delle situazioni migliori, nel senso poi chiaramente dipende dal tipo di mercato, dipende dall'area geografica in cui opera l'operatore, insomma dipende da una serie di fattori. I vendor stessi stanno cercando di mettere a disposizione degli operatori degli strumenti anche finanziari per provare a risolvere questo problema, per supportare l'operatore nel gestire meglio il capitale circolante, quindi i tempi di pagamento, i crediti dei debiti commerciali. Quindi sono i vendor stessi, ci sono operatori esterni finanziari che stanno guardando al settore IT, stanno cercando di offrire dei servizi anche qua di natura finanziaria, ad esempio il cosiddetto leasing operativo, per intenderci, un altro di quegli strumenti che dovrebbero favorire questo. Lo stesso cloud, che era un po' il tema poi anche della ricerca che abbiamo fatto, in certi modelli in cui è il vendor o la telecom company che fattura direttamente al cliente finale, potrebbe essere anche in questo caso una soluzione almeno parziale, dei tempi di pagamento così lunghi. È evidente che comunque stiamo parlando di tempi di pagamento molto lunghi già da parecchi anni, come tu dicevi, e sembra che quindi sia una criticità quasi endogena a questo tipo di settore, probabilmente per il tipo di prodotti e servizi che vengono erogati, che non vanno a finire direttamente all'interno del core produttivo dell'azienda. Insomma, ci sono probabilmente n motivazioni che spiegano questo punto, che è sicuramente un punto critico per il canale. Parlavi, la redditività non è calata, no? Praticamente è calata meno del previsto, è calata ma meno di quanto ci aspettavamo.
Ecco, secondo te è derivata questo andamento da una riduzione dei costi o di un aumento degli investimenti dalle imprese? Diciamo che sicuramente deriva da diversi fattori. Il primo è il fatto che effettivamente quando il fatturato si riduce per un operatore del canale, allora l'operatore del canale tende a ridurre i costi e può farlo in due modi. Diciamo, in una gestione un po' familiare artigianale paga meno alcune persone che magari sono a capo dell'azienda, paga meno gli amministratori, l'imprenditore stesso, si paga meno perché ha una riduzione del fatturato. In situazioni più strutturate invece ci possono essere dei tagli, ad esempio a livello di personale. Secondo i dati Assinform l'anno scorso si sono persi 16.000 posti di lavoro nel settore IT, quindi si è ridotto il fatturato, si sono ridotti i costi perché molti hanno chiaramente licenziato evidentemente. L'altro fattore è un forte turnover nel numero di operatori, soprattutto nella fascia bassa. Soprattutto tra gli operatori di dimensioni inferiori abbiamo visto come ci sia un tasso di mortalità e natalità molto elevato, quindi gli operatori tendono a chiudere e riaprire con una frequenza abbastanza elevata, diciamo. Allora questo è un altro fattore che porta a una selezione, no? degli operatori, quindi ad aumentare il livello medio di marginalità. È evidente che è un dato medio, quindi ci sono degli operatori che stanno facendo molto bene, ci sono molti operatori viceversa che sono in una situazione di redditività critica, insomma. E parlare del mercato italiano fa venire in mente che il mercato è stato caratterizzato negli ultimi anni dalle partite IVA, no? Quindi dalle piccolissime aziende, quindi il tutto ci porta a un discorso di frammentazione, anche considerando l'aspetto geografico della nostra regione, la conformazione territoriale è un fattore importante. Dalle vostre ricerche si desume che pochissime realtà si sono aggregate o comunque pochissime realtà hanno trovato nelle acquisizioni, nelle fusioni, stimolo per andare avanti. Allo stesso tempo però imprese dall'estero hanno acquisito realtà italiane, quindi sono entrate nel mercato italiano. Secondo te è un fattore positivo? Cioè per il canale le aggregazioni sono davvero così importanti oppure questione di tempo? Ci vorrebbe ancora un po' di tempo. Allora, sicuramente si parla da molti anni del fatto che il canale è troppo frammentato e dovrebbe aggregarsi. Allora, questo può avvenire essenzialmente in due modi, o attraverso un processo di fusione e acquisizioni, oppure attraverso un processo di selezione, cioè alcune aziende chiudono e automaticamente il settore si concentra. Ad oggi non è successo né una né l'altra cosa, nel senso che le operazioni di fusione e acquisizione sono nell'ordine delle 50 all'anno su 60, 70, 80 mila operatori, dipende dalle stime, quindi siamo ben lontani da un fenomeno significativo. Non c'è neanche un fenomeno di forte selezione, di chiusura delle imprese, perché come dicevo prima in realtà chiudono molte imprese di piccole dimensioni, però ne aprono altrettante, cioè iniziano le loro attività altrettante, quindi neanche questo processo di selezione in realtà si è attivato. Il canale continua a rimanere frammentato. Gli operatori con più di 10 milioni di euro di fatturato sono assolutamente pochi, qualche centinaio se non vado errato, però insomma siamo negli ordini di poche unità, quindi è un canale troppo frammentato, soprattutto quando ci si riferisce a un mercato di medie imprese in cui le competenze necessarie per realizzare dei progetti IT di una certa complessità richiedono degli investimenti in formazione, in competenze, in certificazioni eccetera, che sono ripagabili solo se c'è un mercato sufficiente, un livello di fatturato sufficiente per coprirli, insomma. Il binomio canale piccole e medie imprese del canale e piccole e medie imprese utenza non parlano lo stesso linguaggio, cioè non c'è diciamo uno stesso linguaggio che possa quindi favorire il business? Allora, sicuramente il canale è costituito da piccole e medie imprese, quindi per loro natura l'utente e il fornitore in questo caso sono dimensionalmente analoghi, sono frammentate le piccole e medie imprese e frammentato anche il canale, però ripeto,
se voglio veicolare soluzioni verso micro imprese, allora probabilmente un piccolo operatore di canale funziona bene. Se inizio ad andare verso un mercato dimensionalmente maggiore, che ha necessità di esportazione, che ha sedi in tutto il mondo, e sono medie imprese, non stiamo parlando di multinazionali, è medie imprese italiane che hanno magari il 90% di export, che hanno un certo numero di fornitori in Estremo Oriente e si devono integrare con questi fornitori. Allora, un progetto applicativo per questo tipo di impresa non è banale, è un progetto complesso e quindi richiede un operatore, non un micro operatore, ma un operatore che abbia delle competenze sufficienti. Dall'alto della loro esperienza, quindi i vendor e, o comunque gli altri operatori che operano con queste realtà piccole, stanno facendo gli sforzi per poter appunto favorire una sorta di associazionismo, o comunque danno gli strumenti a questi operatori di canale di affrontare determinati mercati? Ma diciamo che c'è un fenomeno interessante di cui abbiamo anche discusso durante la tavola rotonda oggi, che è quello della creazione di partnership tra i grandi vendor, ad esempio chi fornisce l'infrastruttura hardware, chi fornisce il sistema di virtualizzazione, chi fornisce il sistema di storage, chi fornisce il sistema di connettività. Stanno creando delle offerte integrate a livello di vendor e questo secondo me è positivo, perché spinge gli operatori del canale a creare dei micro ecosistemi attorno a queste offerte integrate che arrivano dal vendor e quindi a consorziarsi o comunque fare delle partnership attorno a questo tipo di offerta, andando a pescare diverse competenze. Quindi questo sicuramente è una spinta verso una maggiore collaborazione tra gli operatori. Da ultimo parliamo del cloud computing, tema del momento, grandi vantaggi, grandi sviluppi, insomma se ne parla molto bene, però non se ne conosce esattamente quali siano i contenuti fondamentalmente. Questo un po' a giudicare dai risultati a cui siete arrivati voi come osservatorio, giusto? Sì, il discorso è che il cloud computing se ne parla molto negli ultimi periodi, molti vendor stanno offrendo le loro tecnologie basate su cloud computing. In realtà noi abbiamo fatto due analisi, una sulle piccole e medie imprese che abbiamo presentato un po' di mesi fa e una sul canale. Emerge da entrambe che sia l'utilizzatore potenziale sia il mondo del canale che dovrebbe veicolare queste soluzioni non ha ancora compreso bene di che cosa stiamo parlando. L'utilizzatore finale non ha capito quali sono i benefici rispetto a un'adozione di tecnologie tradizionale. Gli operatori del canale non hanno ancora capito bene qual è il reale modello di business, no? Cioè, mi disintermedieranno o no? Oppure, perché io dovrei iniziare a vendere i servizi infrastrutturali in cloud quando fino all'altro ieri ho venduto hardware e server? Allora, comprendere questo è sicuramente importante per attivare una crescita del mercato. Questa crescita, questa comprensione può derivare soltanto da un'azione forte verso il canale, verso l'utente finale, di formazione e informazione, in cui le parole chiave non devono essere la tecnologia, legate alla tecnologia, ma devono essere legate a reali benefici che questa tecnologia può dare in termini di business. I vendor, quando parlano di cloud computing, ne parlano come uno sviluppo, un aspetto positivo soprattutto per le piccole imprese, perché dicono che può essere utile loro per diminuire il TCO e altri vantaggi, però allo stesso tempo viene da dire le PMI non hanno ben compreso che cosa vanno incontro, quindi come può fare per esempio un canale o comunque un sistema informatico ad aiutare questo processo? Bisogna far capire quali sono i benefici e gli utilizzi, ancora prima le opportunità di utilizzo e poi i benefici, portando dei casi, facendo vedere dei casi reali, studiando dei casi reali di adozione, facendo vedere i benefici concreti che hanno ottenuto, perché poi il caso di adozione, vedere il vicino di casa che ha fatto questo e ha ottenuto questi benefici è sempre spinge particolarmente poi l'imprenditore. Soprattutto mi viene da dire per le piccole imprese, che sono sempre più scettiche. Soprattutto per le piccole imprese che stanno magari anche in realtà distrettuali e quindi vedono, c'è un processo di emulazione molto forte, no? Quindi sicuramente portare studi di caso, portare dei casi concreti, portare della formazione che faccia capire, ripeto,
il beneficio legato all'efficienza, legato all'efficacia, non tanto alla tecnologia. Troppo spesso si parla di tecnologie e non si parla di benefici. Il titolo del convegno, appunto dell'osservatorio, diceva cloud computing ai blocchi di partenza. Ma è veramente, siamo veramente ai blocchi di partenza dopo anche quello che ci siamo detti, oppure siamo ancora un po' alla preistoria su questo fronte? No, in realtà siamo ai blocchi di partenza perché qualcosa si sta facendo, sia a livello di software as a service che di infrastruttura as a service. Quindi qualcosa in realtà si sta facendo. I grandi vendor ci stanno investendo parecchio, sia dal punto di vista tecnologico ma anche dal punto di vista della comunicazione. Ormai la comunicazione IT su tutti i media, sulle radio, sulla carta stampata eccetera, ha come parola chiave cloud. Quindi sicuramente si sta facendo, è un fenomeno che si sta muovendo. Staremo a vedere nei prossimi anni in quali ambiti avrà successo questo tipo di tecnologia, dove verrà effettivamente utilizzata, da chi verrà utilizzata, considerando che siamo in una fase di crescita del mercato. Quindi, come tutti i mercati che stanno crescendo, è necessario superare una serie di inerzie di natura culturale, infrastrutturali, perché poi se ho una bella tecnologia cloud ma non ho l'infrastruttura di rete, non posso utilizzarla efficacemente. Insomma, ci sono una serie di barriere che sicuramente dovranno essere superate perché questo mercato non sia più ai blocchi di partenza ma parte effettivamente, insomma.